amici del Trimegra Fishing Group, siamo qui con l'amico Claudio e stiamo provando questa mitica Artico Claudius 3000, 4,30 m. Adesso proveremo a fare un lancio, facciamo un bel side e vediamo cosa, che distanza facciamo. Questo attrezzo abbiamo abbinato uno Shimano 10.000 in Integra, imbobinato con un 22 a seguito shock leader e piombo da 150 grammi. Stiamo facendo il conto delle girate di manovelle per vedere quanto distanza facciamo. Abbiamo dato già 40 giri, vi facciamo sapere ora il conteggio finale. Bene, abbiamo ritirato il piombo, 173 giri di manovella. In base al rapporto del recupero che ha questo mulo da combattimento, dovremmo essere intorno ai 105-103 centimetri a giro di manovella. Quindi su 173 giri già siamo abbondantemente sopra i 180 metri. Direi un buon lancio, un ottimo lancio. Sicuramente la canna ha bisogno di essere caricata a dovere e anche un neofita non professionista del lancio come me ci può riuscire. Io ho fatto un buon risultato, credo di aver fatto un buon risultato, ovviamente grazie ai consigli di Claudio che sta riprendendo, però adesso ve lo faccio vedere un suo lancio su un altro video che faremo. L'attrezzo è proprio spettacolare, ottimo, 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 veramente ottimo attrezzo. E secondo me si può anche spingere qualcosina in più di piombo, anche se c'ha il range di 180. Va bene ragazzi, io continuo la mia sessione, adesso vi mostro un lancio di Claudio che è molto 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 tecnico. Un saluto a tutti, a tra poco. Ragazzi, di Trimegra Fishing Group, buon pomeriggio, io sono Claudio e vi presento la Silente Azzurra. 180 grammi, un anello Integra 10.000 con un piombo di 150 grammi effettivo. Ora proviamo a lanciarla e si vede come lancio io e come va la canna. Il mio lancio dolce tecnico ho fatto solo 130 giri. 130 giri senza caricarla e niente, però come dimostrazione che la canna va da sola alla grande. Vi saluto, ora la provo io. Allora un saluto a tutti.
ragazzi, 189 giri di manovella, 189 giri, una bomba, veramente una bomba.